Buongiorno amici e amiche del tubo. Oggi è lunedì e sono sveglia dalle 7:30 circa e nulla. Mi sono stirata i capelli che devo un attimo pulire questa. Dove li metto? Ecco, mi metto così. Pulire questa casa che è in condizioni disperate. E quindi nulla. Mi sono fatta la doccia ieri sera. Poi mi sono fatta doccia e shampoo e non ho fatto la piega. Quindi stamattina mi sono alzata presto e mi sono subito fatta la piega. Ho aggiunto la piastra per velocizzare un po', in modo tale che adesso che passo l'aspirapolvere so che non dovrò più passare. Qui c'era una matita nera un tempo, adesso non c'è più. Sono 3 giorni, 4, ho questo mal di schiena perenne, non accenna ad andare via. E sto letteralmente soffrendo, ma oggi devo pulire casa con o senza mal di schiena. E quindi nulla, adesso metto giusto un pochino di matita. Non mi vedete più? Vabbè. Giusto per essere un minimo ottimisti in questa mattinata. Dovrebbe anche arrivare finalmente il lampadario per la camera da letto. Ho bisogno di una bella matita nera. E quindi questo. E via. Non faccio base, non faccio nulla perché ieri sera ho, come vi ho detto, fatto la doccia, poi ho utilizzato il detergente. Quello Clinians idratante. Poi ho utilizzato il sapone, questo qui allo zolfo per i brufoli e quant'altro. Quindi adesso stamattina la pelle è molto così. Quindi la lascio così stamattina. Adesso solo trovassi uno straccio di mascara e vai. Ho messo semplicemente una maglietta, una
camicia di flanella anni 90, pantaloni della tuta e ciabatte. Ok. Sono pronta. Questo è quanto stamattina. Metto solo un velo di questo labello qui. Non guardate le mie unghie, lo so. Questo scrub aloe vera. E andiamo. Ok, adesso mi faccio un bel caffèuccio, come dice la nostra amica Barbara. C'era una volta il mio, non c'è più. Prendo anche subito un antidolorifico, dopo metterò la crema per quanto riguarda le contratture. Però adesso la prendo perché mi fa male tutta la schiena, non solo un punto. Quindi facciamo così. Poi. Sto vedendo ancora come si chiama il mio grosso grasso matrimonio gypsy, non lo so. Io non lo so, guardate, no, loro stesse con questi vestiti, sei bellissima, sei elegantissima. Però c'è anche da dire. Okay, Sondra Celli è anche molto brava. Allora, oggi è lunedì, ho da fare alcune commissioni, quindi commissioni, un impegno. Così, nel pomeriggio, passo l'aspirapolvere. Ho già fatto, adesso devo solo passare l'aspirapolvere e rifare i lettini della cameretta perché abbiamo comprato le lenzuola. E quindi lo voglio sistemare così li porto finiti. Poi dopo vi faccio vedere anche la cameretta. Anche se adesso per il momento no, però appena possibile me ne prendo una, però su, diciamo, posizionata su un'unica parete in modo da recuperare lo spazio della camera, perché così mi sono praticamente fucilata una stanza, però era una camera nuova e andava persa e quindi ce la siamo presa giusto così per tamponare in caso abbiamo visite e quant'altro e abbiamo bisogno di posti letto, ecco. Quindi adesso per il momento va bene così, poi la cambieremo. Allora, adesso bevo il mio caffè e
E poi iniziamo le pulizie. Veloci, veloci, perché poi devo anche togliermi questo smalto perché è osceno. Osceno. Allora, prima di passare l'aspirapolvere, con il mio bel Viacal, vado a spruzzare sanitari in modo che abbia il tempo di agire, e soprattutto perché i miei, appunto, nel mio bagno c'è questa splendida, allora, questo è da lavare, però questo tempo non mi convince. Perché sono uscita e dal lato del mare c'è tipo bufera in arrivo. Dal lato montagna già è un po' diverso. Cosa odiosa è questa cosa qui. Questo. Allora, si sporca. Addio. Il Viacal lo utilizzo solo all'interno del box doccia, perché la parte esterna utilizzo un pannetto con apposito per i vetri con un po' di alcol, quindi tutto qua. Adesso prendo la mia magica aspirapolvere. Quando finirò, valuterò. Perché il tempo, vedete? No, non si vede. Ecco, di là, così così. Di qua. Di qua è brutto. Però adesso vediamo, perché al massimo lavo e metto allo stendino. Adesso devo fare anche le sopracciglia, sono un cesso oggi. E devo anche piegare le asciugamani. Quindi mi do una mossa. Ciane! Finalmente ho terminato. Vi volevo far vedere la cameretta. Così. Questa veniva d'angolo, c'era un letto a castello. Ma non essendo la mia camera ad angolo, nel senso che non andava, era più piccola della stanza, abbiamo trovato questa sistemazione, cioè abbiamo tolto il letto che veniva qui, in questa direzione, verso di me, e abbiamo messo i due letti a terra, solo che adesso dobbiamo rimuovere queste parti di legno, perché essendo fisse vicino all'armadio è un po' complicato e, diciamo, io per la mia situazione con le ginocchia non è il massimo, perché spesso per passare a rifare i letti mi faccio male. Niente, dietro questa parte abbiamo messo l'albero e i due carrellini che utilizzo per andare a fare la spesa, mentre da quest'altro lato ci sono due cartoni che devo buttare e l'asse da stiro con gli ombrelli, perché non avendo ripostiglio abbiamo optato per questa situazione. Ok, adesso comunque si sta alzando un ventaccio e ho deciso di non mettere la lavatrice. Adesso metto un attimo non gli asciugamani, i tappeti qui nel bagno. Ho già lavato a terra, ho fatto già tutto, ho messo già il mio bel profumatore, deodorante per ambiente, che però metto prima di lavare a terra, in modo tale che se non è bello vaporizzato e ci sono delle goccioline che tendono a scendere,
quando poi lavo il pavimento va via. Già che ci sono, prendo l'acetone e l'ovatta, così mi tolgo questo smalto. E mi è rimasto solo di piegare quegli asciugamani, ma adesso pausa perché mi fa molto male la schiena. Vedo che l'antidolorifico antinfiammatorio non ha fatto assolutamente nulla. Non so, per pranzo ci sono un po' di avanzi di ieri, quindi penso che finiremo questi e devo bollirmi qualche verdura prima che vada a farsi benedire. Quindi ci vediamo dopo. Ok, allora ho terminato. Adesso è tornato Michele da lavoro. Adesso smangiucchiamo qualcosa. Ieri ho fatto queste polpettine deliziose con tonno, capperi e pane. E niente, stuzzichiamo qualcosa, poi ceniamo stasera e non vedo l'ora di finire di mangiare per buttarmi sul letto. Ok, è arrivato anche il corriere. Adesso vediamo se le aspettative. Sembra piccolo però. Da com'era. Allora, queste sono le istruzioni. Fammi vedere. Puoi parlare, Michele, perché non parli? Questo è il lampadario, che sembra enorme, diciamo, dalla cosa, però non c'erano delle. C'è tutto scritto Achtung, Achtung. Allora, questo è il pezzo, diciamo, che si attacca alla parete, al soffitto. Queste sono le luci. Che carini! Ci sono anche delle viti, delle cose, le chiavi. E poi questi sono, aspetta. Vedi, ecco. Non fa vedere a tutti con il bestemmio in diretta. Togli il pezzettino là. Aspetta. Per questo io odio il polistirolo, che mo inizia a volare dappertutto e io ho pulito. E non va bene. C'è un capello. Si appiccica. Ok. Questi dovrebbero essere i cerchi. Ma che dobbiamo fare? Dobbiamo montarlo adesso? Ma perché non dici almeno sì? Perché non dici almeno sì, Michele? Va bene. Ma mi devi riprendere, sono dei nonci adesso. Quindi denuncio. Sto Vabbè, facendo allora caldo, non penso che noi lo andiamo a provare. Cercare di capire come si monta e ci vediamo dopo. Ok. Abbiamo montato lo scheletro. Questi sono i vari cerchi, sono più grandi, poi ci sono i medi e poi ci sono i piccolini nel centro. Poi c'è il telecomando con il quale si può regolare la luminosità, quindi aumentare, diminuire, spegnere e accendere. Credo che si possano anche tipo accendere tipo diverse situazioni, però poi dopo vedremo. E si può scegliere la modalità tipo notturna, credo sia quello. E poi anche luce fredda, luce calda e luce naturale, però dopo vedremo come funziona accesa. Adesso dobbiamo collegare i fili. Ok, l'abbiamo montato. Questo è il telecomandino.
e on. Vabbè, questi pulsanti qua, gli ultimi tre non funzionano, quindi ci sarà qualche modalità, tipo che se ne possono mettere più di uno, non lo so. Si accende, diventa così, e poi si possono cambiare le varie opzioni, tipo la modalità notturna, poi si può mettere il risparmio energetico, poi si può aumentare la luminosità e diminuire la luminosità. Aspettate che aumento, poi si può cambiare e Questa è bella. diventa luce fredda e così diventa, abbassando, luce calda, passando da questa che è una luce naturale. Questa è calda, così è naturale e così è fredda. Quindi in base... Michele, se riusciamo a girarlo, facciamo vedere Ho com'è paura ancora troppo... toccare i fili. Così, Fa così, boom. basta, basta così. Sono Aspetta, aspetta. tutti questi cerchi. È molto particolare. Poi adesso, appena lo montiamo poi nella Lo camera da monto letto, adesso, ve lo lo monto facciamo adesso. vedere. È partito. Allora, io mi sono venuta a sdraiare un po' sul letto perché mi faceva male la schiena. E ho detto a Michele, lo montiamo dopo il lampadario. Michele, molto correttamente, cosa fa? Viene in camera da letto, mi copre con il cellophane sotto, ho la mia copertina, mi mette una coperta di cellophane e lui buca. Si può essere così? Ringraziamo i fidanzati e i compagni che dopo una giornata a romperci per pulire casa, loro fanno i buchi. Sai che dopo passerai l'aspirapolvere? Grazie, Michelino. Scemo pagliaccio! Il nostro lampadario è pronto. Ok. Così diventa luce fredda, calda, così è fredda e questa è quella naturale. Io proporrei alla ditta di metterla così in camera da letto. Poi si può aumentare o diminuire la luce in base a quello che si deve fare. Vabbè, l'abbiamo fatto vedere prima, quindi ok. Allora, noi siamo rientrati, siamo andati a fare i nostri servizietti qua. Stavamo cenando e mi è venuto in mente il TikTok di questa challenge, questo gioco col bicchiere e l'uovo. E ho detto a Michele, proviamo. Abbiamo fatto un po' di prove con il bicchiere e un tappo, però adesso la challenge è diventata ufficiale con l'uovo. Quindi cercheremo di... Allora, aspettate, posizioniamo qui. Teniamo qui, non cadere, togliamo il pane. Abbiamo l'uovo, abbiamo il bicchiere. Il gioco consiste nel dare dei colpi sul bicchiere uno alla volta. Quando uno dei due alza il bicchiere, l'altro deve bussare, non deve schiacciare l'uovo. Quindi si fa velocemente fino a quando qualcuno non fa la cacata. Molto bene, abbiamo anche il strofinaccio portata di mano. Vai. Sì, ma sei troppo vicino con la mano. Io vedi dove sto col braccio? Non lo posso Non mettere, sto se no non qua. No, arrivo. io ce l'ho così in pendenza. Ma non arrivo, se no.
Piano, piano. Dai, è bella. So perché, vabbè, non è valida questa, ma aspetta, perché si sta. Vai tu, il deficit. Però deve essere, cioè, più ritmata la situazione. Senza spacciare il te. Però piano, non mi devi fare del te, che sai che sono youtuber. Perché? Vai. Oh. Cioè, io perché quando busso non cade il telefono? Cioè, semplicemente così, non è che se togli la mano io riesco a... Non è andata a convivere. Dopo che tu... Sembra che il telefono sia caduto. Per evitare i danni, la fotocamera si è chiusa. Vuoi continuare a utilizzare la fotocamera? Certo. Solo a te, solo quando tocchi tu il telefono. Quando tu alzi il bicchiere, stai sentendo? Ma perché non parli? Quando io alzo il bicchiere, tu fai io rimetto il bicchiere, devi dare tu la cosa, non devi tenere il bicchiere che fai senza far cadere il telefono. Vince chi non fa cadere il telefono, un po' Huawei, la notifica, vedrò tu. Deve fare questo movimento, Michè. Non deve fare te la mano, deve fare questo movimento. Vai. Vino! Che schifo. Il bra, la mano, la punta deve arrivare. Mi fa male le ragadi sulle mani. Cioè, o bussi o alzi. Veloce, dai. Dai, serio, ma quello che hai paura.
Hai voluto la bici? Ah, oh, ti permetti, mi sono fatto lo shampoo. Succede un omicidio in diretta qua. Vai. Guarda la fare questa felpa. O l'hai messa stamattina pulita? Stasera. Ah, stasera l'hai presa pulita. Adesso la giornata volge al termine, mi vado a struccare, metto la crema, metto il pigiama e vado a dormire. Io vi mando un grande bacio, spero di avervi fatto un po' di compagnia e ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao!